anche l'istituto scolastico Gian Tommaso Giordani di Monte Sant'Angelo, quindi i ragazzi delle scuole superiori, sono stati coinvolti in questo progetto della settimana dell'educazione. Com'è andata questa esperienza? Io ritengo che sia andata molto, molto bene, molto, è stata positiva sotto tutti i punti di vista. Noi abbiamo interessato le classi quarte nel convegno su Cristianziano Serreggio, invece le seconde e le terze sono state protagoniste, diciamo, dell'invasione degli storici locali e anche dal giudicare, dal feedback che abbiamo avuto con i ragazzi, loro hanno ritenuto che l'iniziativa sia stata molto interessante e da ripetersi, questa è la cosa che ci hanno chiesto, cioè nel senso che le scuole superiori mi rendo conto che a volte si ha poco tempo a disposizione da dedicare alla storia locale, invece questo andrebbe incrementato e potenziato. Questa è stata un'ottima iniziativa anche per dare l'avvio a un possibile ampliamento di questo aspetto qui, perché conoscere la storia del proprio paese poi diventa importante. Dicevamo stamattina con alcuni insegnanti che sono venuti, come il professor Ernesto Scarabini, il professor Michele D'Arienzo, che se non si tramandano queste tradizioni, poi alla fine andranno perdute. Invece è giusto che i ragazzi conoscano la storia del proprio paese e poi la possano anche tramandare ai propri figli e nipoti.